Siamo pronti, semaforo rosso che tra poco diventerà verde. Eccoli, sono partiti, siamo in diretta da Monza con DJ Ringo in cabina di commento con noi. Tutto pronto e via, fuoco alle polveri. Vediamo, partenza con un Gagliano che qui è, con lui è un pilota di casa. Che erba. Che è scivolosissima. È vero, però ha tenuto bene. Eh? Eh sì, Gagliano dritto, Gagliano. Due dritti, tre. Adesso devo andare, per il regolamento devo dare strada alla Fedeli, giusto? Perché ha tagliato. Questo è il regolamento. Ecco. Vediamo, se non lasciano strada, secondo me sono punibili. Però non hanno guadagnato posizione. Non lo so. Vediamo se ci saranno delle vedi che delle sfanala, sanzioni. Sta sfanalando, c'è qualcosa che non quadra. Volpato, sì. Volpato che tra l'altro è in lotta per il titolo, è secondo in classifica di campionato e quindi ha... Parlo così perché sono fresco di briefing ieri. Giusto, è vero, tu sei fresco di briefing. È stato molto chiaro il commissario, ha detto quando tagliate. Ci ha contato, sì. Mi raccomando, è importante che subito venga data strada a chi è stato, insomma, a chi è stato sorpassato, approfittando del taglio di variante. Bene, grazie Ringo, che quindi oltretutto ci porta proprio le notizie fresche del briefing con il direttore. Ma questi vanno di comunque finalmente, ma guarda forte, guarda che cosa. 450 cavalli della Seat Leon, tutti belli scatenati sul circuito di Monza, che poi è il più veloce di tutto il calendario, quindi sicuramente... E sono la Fedeli femminile che corre, sì, come macchina? Sì. Avresti avuto nel TCS invece l'Alessandra Brena, che ha fatto la pole position addirittura. Pensa quanto è veloce. E intanto Volpato che bello davanti. All'interno, che bello questo passaggio così all'interno. Volpato che va al comando, bel passaggio, bello corretto, bello millimetrico direi. Sì. Dietro Pellegrini, terzo, e la Carlotta, però quarta si mantiene. Hanno un bel in passo scia. I primi quattro, bel passo vedo. Sì, i primi quattro. Vediamo, sfruttano la scia qui, sì. Vediamo. Adesso Gagliano, ciao. Vedi che c'è i segni dei contatti di prima. Ancora, vediamo adesso. Ecco, vedi adesso, sono primo e secondo. In teoria, come ci ha detto il commissario, dovrebbero fermarsi, far subito passare quelli che loro, insomma. Però io non so come può funzionare lì, in quel punto lì. Se tu arrivi primo, vai dritto. Però se eri primo e riesci primo, non ti sei avvantaggiato. Non lo so. Vediamo se ci saranno delle sanzioni. Intanto abbiamo visto. Tu hai fatto un errore da primo. Burrieri. Io in quell'errore potevo approfittarne. Ah, certo, è vero, perché tu sei riuscito a mantenerti primo perché hai tagliato la pista. Perché hai dato la pista. E allora, se no, così io non ti passo più. Io devo sfruttare anche i tuoi errori. Questo è un po' il segno delle gare. Adesso è vero, Ringo, hai ragione. È giusto questo ragionamento. Cioè, la gara è fatta anche di errori, no? Giusto. Quanti campionati hai visto? Vinti anche per errori degli altri. Sì. È vero, assolutamente. Adesso non so, io non sono un commissario, è soltanto una così un chiacchierare con te qui, perché anch'io quando ieri parlavo con il commissario mi chiedevo, ma mi incuriosisco, come fai a decidere chi è in vantaggio? No, però loro sono i commissari, si arrangiano. Loro io prevedo delle belle sanzioni. Guarda qua come sono intanto uno in scia all'altro con ricordiamo che Greco è il leader della classifica in coppia con Torelli, numero 44, che però è un po' indietro, quindi hanno perso un po' terreno. E invece il secondo in classifica, che è Volpato, sta cercando di colmare il gap. Quindi vediamo un po' cosa succederà. Ricordiamo che invece nella vettura numero uno c'è il figlio di Peter Winnie, che è il direttore generale di Seat Italia, uscente, come avete sentito i microfoni prima di Camilla Ronchi. Sì, ci ho parlato prima, un accento super inglese, il figlio. Una persona molto simpatica, abbiamo chiacchierato un po' di Silverstone, di gare. Sai, quando si sta qui ai box tu lo sai, no? Si chiacchiera, bene o male, quello è il mondo, si parla di gare. È vero, poi l'ospitality di Seat è un po' una famiglia, no? Sì, per tutti i piloti, gli ospiti. No, molto interessante, devo dire che ci sono in questo campionato degli ospitati anche di altri brand notevoli, complimenti, veramente bello. ACI Racing Weekend è veramente top level, mi ha appena mandato il messaggio dall'ACI,
che ho degli sconti. Ah, sì? Sì, 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 mi mandano messaggi interessanti quando sono appena entrato di nuovo social. Allora... Ah, ecco, vedi, giusto. Senti, questa qua è una si cosa stanno importante. Per adesso non cambia molto. Eh no, Volpato Gagliano, poi Pellegrini, poi dietro c'è Carlotta Fedeli che li quarta, li tranquilla, poi c'è Paolino, Guerra, Masserini, Greco, poi però tra un po' ci sarà il pit-stop. Ecco, il pit-stop dici che può fare caso, insomma. Alle volte lì qualche cosa succede, perché magari qualche errore nel conteggiare i tempi, poi però non ci sono handicap tempo, quindi tutti fanno lo stesso. Questa è una macchina pazzesca, l'ho usata l'estate scorsa, ho fatto ad Adria l'Endurance con quest'auto. Sì. Mi sono divertito come un pazzo, ho avuto anche il piacere di fare due o tre giri con Kubica, non perché io fossi così veloce, ma perché lui stava tergiversando per tenere gomme e benzina, e quindi io invece ero impiccato. Ecco. Però ho imparato più in quei tre giri. Attenzione! Paul Vigny e attenzione, Masserini. Incendio, attenzione, ah, incendio. Sì. Masserini esci subito. E la macchina va... Attenzione, incendio. Principio di incendio, questo non l'avevamo mai visto in tutta la stagione. Allora, meno male, i piloti, ok. Sono fuori tutti e due, ok. Ed è Paul, sì. Paul Vigny. È il figlio, no? Sì, sì, sì. No, l'importante è che i piloti siano ok. Tutti e due sono a posto. Sai cosa, Fiammetta? Allora, forse loro non conoscono molto bene Monza. Adesso faccio un po' l'esperto. Monza è una pista, qualsiasi tipo di gara, livello, è una pista da sesta. Sempre, tutto è veloce. Caspita. Io ho provato Adria, ho provato insomma tanti altri circuiti che sono un po' più tecnici, sì. Più meno veloci, e forse hai più margine di poter, l'errore lo puoi migliorare. Qui quando fai l'errore a Monza sei in sesta sempre, velocissimo. La stessa auto che ho usato io, la Station Wagon, faceva 2,47 sul rettilineo. Sono 2,50. Sono delle velocità già importanti. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Quindi qualunque contatto che ci sia, poi ovviamente insomma non deve è... tutto moltiplicare, sono piste veloci purtroppo è così. Anche il mio compagno Edoardo Stop ha fatto un errorino, ma capita, ma quelle sono le velocità, è andata a sbattere contro il muro, la macchina si è rotta, perché qui è tutto molto più veloce a Monza. Giusto questa considerazione su quella che è appunto la pista più veloce di tutto il calendario, e quindi anche gli esiti degli eventuali contatti o delle uscite sono amplificati. Addirittura abbiamo visto un principio di incendio, come potete vedere. Beh, noi non ve l'abbiamo detto, però lo leggete anche della grafica in sovraimpressione, non è che vi dobbiamo dire tutto, certo. No? Safety car chiaramente sta andando. Sì, anche perché sono in traiettoria le due auto, sì, vedi? Sì. C'è già subito l'intervento dei mezzi che stanno già, vedi, è arrivato il muletto lì, però sono in traiettoria, sarebbe veramente pericoloso se uno... Sì. Ecco il figlio sconsolato di Peter Vigny, quindi Paul non Vigny. È colpa sua? No, io tra l'altro temo, adesso vediamo, perché i ragazzi del Seat Motorsport Italia dovranno lavorare duramente per rimettere in pristino la macchina per il papà domani, per Peter, che sarà la sua ultima gara della stagione, e forse non sappiamo poi quali saranno i suoi impegni l'anno prossimo. Ci ha detto che appunto adesso avrà dei nuovi impegni sempre in Seat, ma chissà se potrà correre poi in Italia, quindi speriamo che riescano. Ci tiene. Certo. Lui è da sempre un appassionato di gare, ha iniziato a correre con il Caddy della Volkswagen in Inghilterra, lui è un innovatore sempre su tutto, e infatti è stato quando Tarcisio Bernasconi di Seat Motorsport Italia gli ha proposto di fare il campionato con le ST, con le Station Wagon, lui ha detto sì, facciamolo, perché era una cosa... Ma sono belle, sono divertenti. Adesso il tempo è autunnale, tipicamente autunnale, e rende secondo me la pista, per chi conosce Monza sa quello che sto dicendo, leggermente umida, sì. In alcuni punti tipo la Scari bisogna stare attenti, perché la Scari è... deve uscito stop, sì, lì secondo me basta che metti le ruote troppo fuori dal cordolo, secondo me con queste auto così. Infatti secondo me prima si è girato, deve aver fatto qualcosa del genere l'auto, che dopo Masserini che si è girato, sì, che poi è stato evitato da Maffei che seguiva, ma invece Paul Vigny ha potuto evitarlo, anche perché era proprio in un punto dove alla fine era inevitabile che avvenisse il contatto, che è stato anche abbastanza
forte. Sì, però vabbè, qui stiamo parlando di macchine solo professional, sì, con una cellula di sicurezza, sicurezza notevole. Sì. Stiamo parlando di auto veramente super incredibili, cioè. Poi chiaro, il motorsport, me lo insegni tu, è fatto anche di rischi, non è che non si, se sai che viene a Monza a correre, che sia moto auto, qualcosina sì, la devi mettere in conto, no? È vero, sì, cioè, sì, sì. Non è che comunque sei... non è che sei andato a giocare, non me ne vogliono quelli dei ping pong, ma non è che stai facendo una partita ping pong, certo. Il rischio al massimo è la contrattura al polso, qua se picchi cominci a avere anche le paure. È vero, e poi comunque queste sono vetture... No, veloci. Io ti dico, ti confesso, ti confido in diretta che comunque anche il mio equipaggio, se la macchina fosse stata messa insomma, anche in pista adesso, io non avrei corso. Senza prove, non avevo già detto che non ho provato né ieri un giro e mezzo, e né oggi, avevo già avvisato certo che non avrei corso. Hai ragione, cioè sei prudente, giustamente. Dico, cioè... mi piace fare queste cose, sono bellissime, dette in gergo mi eccitano proprio tantissimo, però sono già dei non è più come una volta che correvi le gare amatoriali e i mezzi erano amatoriali, qui sono dei mezzi pazzeschi. È vero. E quindi vedi, per esempio, mentre che mi giro così e metto in difficoltà uno che si sta girando il campionato, certo. Allora senza aver provato meglio non essere di troppo di mezzo, perché prima o poi anche lui, ah vai piano, mi hanno chiesto, vado piano, vuol dire che mi doppiano, già no, e questo. Quando mi doppiano, se faccio qualcosa, un errore, hai fatto bene. bravo DJ Ringo, che è un pilota, ma è anche un pilota responsabile. Allora siamo pronti per dare Ringo la linea, la linea a Camilla Ronchi, che è in pit lane e ha un ospite, Alberto Bassi, che conosce bene il campionato e anche questa pista. Monza non perdona, soprattutto in queste condizioni un po' di umidità. Sì, gara così è difficile come sempre quando la pista è un po' umida, per tutti i piloti. Adesso speriamo intanto che le macchine non si siano fatte troppi danni, così domani i due possono correre, e questa è la cosa più importante. E poi speriamo adesso di vedere un po' di spettacolo. Pronostico, c'è un Volpato che è particolarmente agguerrito, eh? Sì, primo, sta facendo la sua gara, è forte, lui è veloce, sempre deve stare attento a non fare errori, vediamo se Greco e Torelli riescono a recuperare. Grazie. Grazie Camilla. Allora abbiamo sentito Alberto Bassi, che è il campione italiano del TCS, Ringo, quindi il campionato nel quale saresti sceso in pista tu, però ti aspettiamo l'anno prossimo. Volevo fare l'outsider, porca miseria, invece come outsider, proprio solo outsider nel senso fuori. Fuori, proprio out nel senso della parola. Ho imparato con gli anni a capire che le gare sono fatte anche di questi episodi, cioè ci può rimanere a tapirare, per usare un termine da Striscia alla Notizia, già che il mio collega era Edoardo Stoppa, può capitare, ma meglio. Sì. Ma ripeto, quando ho visto l'incidente adesso di come si chiama l'inglese, Willy? Sì. Ho pensato proprio a quello. Sì, è vero. Effettivamente è giusta la tua decisione, cioè, anche se la tua macchina, che ricordiamo è stata danneggiata oggi per un'uscita dal tuo compagno di squadra, Edoardo Stoppa, era un equipaggio bello, VIP proprio, voi due. Sì, ci divertivamo. Sì, infatti, ricordiamo, stiamo parlando del campionato italiano TCS, che quindi schiera in pista, diciamo, quasi in tutte le tappe ha schierato in pista soltanto le Leon ST, quindi le Leon Cupra ST, le Station Wagon, che però tu hai avuto modo di provare anche se per pochi giri, quindi ci puoi dire un po' anche qual è stata la tua impressione, nonostante una certinetta. Salire su una Station Wagon, ti dici, ma in pista, strano, no? E invece quei 300 passacavalli comunque ce n'erano, tanti. Certo, messa su una macchina più leggera può avere un altro risultato, ma voglio dire, arrivare a quasi a 250 sul rettilineo di Monza, no? Vuol dire che sì, ti sei già tolto qualche soddisfazione. Sì, io pensare che quel giro e mezzo che ho fatto ieri, nell'intertempo ero messo bene, però faceva ben sperare. Devo capire un paio di punti della pista con la macchina, non sono con la moto, sono completamente diversi. Eh già, quindi vabbè, dai, l'anno prossimo ti aspettiamo. Allora, rientra la safety car alla fine di questo giro, Ringo, quindi tra l'altro non ci sarà il regime di safety car quando ci sarà invece la finestra della pit lane aperta, che sarà a -28, quindi fra 5 minuti e mezzo.
quindi al momento diciamo che semplicemente si è ricompattata la situazione, quindi sono tutti in fila indiana con Gabriele Volpato leader davanti a Massimiliano Gagliano, che qui sul circuito di Monza è particolarmente a suo agio perché fino adesso non l'abbiamo mai visto così davanti, anche se poi le potenzialità le ha sempre dimostrate, però poi per un motivo o per un altro, qualche contattino, qualche un po' di sfortuna, alla fine Massimiliano Gagliano non ha mai concretizzato questa stagione. E adesso invece in seconda piazza davanti a Pellegrini, che invece è riuscito a salire sul gradino più alto del podio nell'ultimo round. Anche lui invece è un pilota che ha cominciato a correre tardi, Pellegrini, e che ha conquistato fino a questo momento soltanto 2 vittorie nella vita, quindi era felicissimo quando... 2 vittorie butta le via, scusa. Sì, in effetti non è poco. Allora, adesso la safety car è uscita, giusto? La safety car adesso è uscita, per cui fuoco alle polveri, di nuovo, siamo pronti, azione pura, eccoli qua. Con Volpato, leader, e qui adesso la prima variante. Oh, la Fedeli si è buttata, Gagliano, ma è rimasta quarta, vediamo, Gagliano, ancora dritto. Ah, Gagliano ancora dritto. Niente, ha interpretato la pista così, Gagliano. Sì, però ripeto, boh, non lo so, ho i miei dubbi. Adesso però la restituisce. Ah, restituisce. Ecco, qui ha fatto passare. Attenzione, arriva Pellegrini. Pellegrini, Carlotta è lì, con la macchina Puà. Carlotta sembra che stia facendo una gara quasi lì che aspetta l'errore dei tre davanti. Sì. Io la vedo sul podio. Dice, voi scannatevi io pure. Io la vedo sul podio, che sai? E poi io arrivo. Guarda come sta attaccando Carlotta, bella aggressiva. Guarda. Attenzione. Ha risposto. Ricordo lì Carlotta. Intanto Pellegrini è passato davanti a Gagliano. Gagliano terzo in questo momento, fianco a fianco con Carlotta, che è terza. Brava Carlotta, che ha tenuto la parte centrale della traiettoria, non permettendo a passare. Visto uno andare sulla ghiaia, un altro. Sì, quel guerra. Punto lì, e lì è il punto che ti dicevo prima, no? Sì. E quel punto lì è abbastanza. Ah, guarda un altro, Sì, questo è Maffei, numero 9. Allora, il mio compagno ha preso anche lui quell'erba finta, come la puoi chiamare, quel sintetico, sì. Ha fatto quello che è successo. Si è impuntato e col muso è andato contro il Garè e lì ha distrutto la macchina. Quindi Carlotta ha fatto una fumata, penso, spero che non abbia... No, forse la frenata. Che non abbia spiattellato le gomme nella frenata. Invece vedo un pezzo di macchina di Gagliano. Contatti a non finire effettivamente nelle prime fasi, soprattutto tante schermaglie, poi dopo la ripartenza chiaramente dopo... Guarda la safety car all'interno di Gagliano, chiude la porta Carlotta. Carlotta, brava, intelligente, guida pulita, guida... Sì, non c'è stata a farsi ripassare da Gagliano, adesso si è conquistata il terzo posto e quindi adesso... Pensa che c'è il suo fidanzato che è dietro di lei, che è Paolino. Sì? Sì, corre ed è in quinta posizione, è il suo primo anno di gare. E si sono conosciuti qua in pista. Galeotta fu la Seat. Bello, guarda che attacca ancora all'interno, ecco, di Gagliano. È interno, bene, vediamo. Carlotta tiene, brava Carlotta. Contatto. Attenzione, contatto. Gagliano tiene, però riesce. È incazzata Carlotta. E arriva Paolino, guarda lì il fidanzato. Interno? E il fidanzato è lì, adesso passa. Consiglio al fidanzato: non fare arrabbiare la fidanzata, che stasera se la puoi... Vediamo, l'entrata è giusta, arriva Guerra, è giusta, non ha fatto nulla di scorretto, ha preso qui. Lei è finita sul cordolo, quindi forse è stata proiettata cordolo. È lei che ha dato una botta a lui, guarda, lui è giusto, corretto, pap. Sì. È entrata lei. È lei che... Due, anche dopo, dietro, gli ha dato un'altra botta. Sì, mi piace, è agguerrita. Visto? Si fa rispettare. Carlotta, anche detta Totta. Totta Fedeli, così anche nei social. Chiedo qui, poi adesso non so se questi contatti vengono sanzionati. Se vengono comunque presi in considerazione dalla direzione gara. Se notano che c'è qualche scorrettezza, arriva una sanzione. Forse lui ha tenuto, comunque non è uscito. Non è uscito, vediamo. La botta te la lascio passare. Per il momento non c'è neanche la segnalazione che sono under investigation, quindi per il momento situazione... Comunque fa piacere vedere una ragazza in mezzo ai maschi che si fa rispettare a sportellate. Sì, assolutamente. Bello. La Carlotta Fedeli, che appunto ricordiamo ha vinto 2 gare, la prima a Vallelunga, però appunto lì lei stessa ha detto si poteva pensare che era il circuito di casa e invece poi è replicato al Mugello, quindi... Stavo notando le fumate bianche di Carlotta, lì che frena tanto le staccate. Sì.
staccatrice, eh? Sì, hai perché capito. Ha fatto di quelle fumate che vuol dire che proprio blocca i freni. Vediamo. È incredibile quanto possano frenare tardi le auto con fronte alle moto, eh? Sì, sì, è vero. Tu che, ecco, conosci il circuito di Monza sia sulle due che sulle quattro ruote, puoi fare questo confronto. Battaglia dietro Carlotta, vediamo. È il fidanzato che la vuole raggiungere, giustamente. Dice, c'è geloso, guerra, dice, c'è geloso, guerra in mezzo. C'è uno di mezzo tra loro due. No. Dico, ai, mamma mia, io ho paura quando metto le ruote fuori. Non ce ne voglia, è chiaramente la Carlotta, però è stata lei la prima a rendere noto il fidanzamento e quindi giustamente col fatto che corrono tutti e due. Bello però che nel paddock si siano conosciuti, è nato l'amore, sì. Con interessi comuni, no? Sì, 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 corse sono state galeotte appunto e quindi... adesso però si sfidano uno contro l'altro. Continuano a vedere le ruote nella ghiaia di tutti, sono dei temerari questi qua. Sì. Intanto warning flag a Gagliano, addirittura invece è stata data la bandiera di ammonizione, quindi a Gagliano per il contatto con Carlotta. E quindi hanno lui? Ah, è lui, sì. Vedi che io ho interpretato allora in modo anch'io diverso. Anch'io ho interpretato come te. Mi sembrava lui all'interno. Sì, cioè, mi sembrava. Forse l'ha chiusa, dici? Forse era chiusa, evidentemente, sai, poi loro comunque analizzano diverse riprese con diverse telecamere, però diverse inquadrature. Dicono con l'incidente della 92, e si fede. È la Carlotta, sì. È sì. Carlotta, bene. Si impara, vedi? Anch'io non guarda. Non contesto la decisione. No, no, no. Però... Anzi, imparo a idem. Interpretare in modo diverso. Idem, assolutamente, perché comunque... ecco, loro dispongono di tutte le camere e chiaramente visionano il filmato da più inquadrature per vedere di chi è la, tra virgolette, la colpa eventualmente appunto di un contatto. Senti qui questa curva qui pazzesca, ecco, si è aperta la pit window, sì, sì. Quindi adesso 60 all'ora, vediamo se tutte 60. Ecco, perché anche lì magari sai, è facile sbagliarsi, poi incappi in una penalità, quindi possono cambiare effettivamente le cose. Al momento dell'entrata, quindi in pit lane, questa è la situazione con Volpato che è leader, poi Gagliano, Fedeli, Pellegrini, Guerra, Paolino, Greco, Maffei. E abbiamo visto che Gorrieri invece era rientrato in pit lane. E poi il ritiro chiaramente per Masserini e Winnie, che abbiamo visto entrare purtroppo in contatto. Di solito qui non c'è il cambio pilota, ovvero diciamo i piloti decidono di fare tutta la gara e uno e l'altro il compagno di squadra gara 2, però vedo che invece Volpato credo che si cambi con Nicoli. E poi qui abbiamo invece Torelli, che abbiamo visto stava aspettando Matteo Greco. Ma intanto sono obbligatori per tutti i pit stop, giusto? Sì, sì. Bene o male penso che il tempo speso ai box è uguale per tutti. Quasi uguale per tutti, ok, perfetto. Sì. Quindi sì, sì, non ci sono handicap tempo, non c'è. Certo, se poi dei meccanici si mettono tanto a montare le ruote, cavoli loro, sbagliano loro, però. Sì, però più che altro, ecco, più che altro prendere i tempi o fanno uscire prima del previsto oppure magari fanno perdere anche un secondo in più, a quel punto è il pilota che poi si trova in difficoltà. Intanto vediamo che Volpato leader con un secondo e 9 di vantaggio su Gagliano, che quindi adesso è in seconda posizione, Carlotta terza. E poi vediamo, perché adesso comunque è il momento in cui tutti devono effettuare il loro pit stop e poi rientrare, quindi in questo momento è difficile fare Carlotta una classifica. Carlotta sta rientrando adesso, visto. Vediamo come rientrerà. Poi ecco, infatti pit stop per Carlotta, mentre le inquadrature sono sull'equipaggio che insegue in classifica di campionato con Volpato che corre in coppia con Nicoli, ed è Volpato in questo momento alla guida. Tra l'altro lui partirà anche domani, ha deciso di fare entrambe le partenze. Ecco Carlotta con la sua Seat Leon Apoa che effettua una Seat Apoa. Una Seat Apoa, è vero, tu che sei giustamente nell'ambito musicale, fai subito. Ho ricercato la canzone che è, insomma, adatta
dalla zebra Pua Benetton, una serata Pua. Grande DJ Ringo in cabina di commento con noi in diretta qui dal circuito di Monza, la tua pista, Ringo. Sono tanto affezionato perché, ripeto, da piccolini si vede. Allora, io sono cresciuto in Bicocca, una zona che è una delle ultime zone di Milano, poi arriva Sesto, Cinisello. E all'epoca, aveva ragione Celentano, no? La via Brucchi vicino dove sono nato io, era tutta campagna. Pensa. Quando io dalla Bicocca, cioè viale Fulvio Testi per intenderci, sì, viale Zara per Fulvio Testi, quindi, noi con le grazielle, con le biciclette, si metteva via i panini, la bottiglia d'acqua del rubinetto, non quella che hai tu qua, bella, no? Ci andiamo qua del rubinetto, e si arrivava a Monza a vedere le macchine, andiamo a vedere le macchine che provano. Per noi poi tornare a casa in bicicletta era un'avventura. Pensa. Perché era tutta campagna. Quindi, pensate come adesso. Poi quando invece arrivavamo in zona, sentiamo il rombo dei motori, stiamo arrivando a Monza, no? Cioè, i motori. Che emozione. Adesso invece è chiaramente tutto un palazzo, tutto un ufficio, un'azienda, però io questi ricordi di ragazzino, sto parlando che avevo 13 anni, 12 anni, 13 anni, ne ho 57, quindi fai te i calcoli, cioè, capito? Cioè, ormai è passato veramente una. Ho questi ricordi, questa Italia, però Monza da allora il fascino non è mai cambiato per me. Tornarci qui e tutte le volte è qualcosa di. Mi vengono in mente i piloti, no? I piloti che ho visto correre, fantastici piloti. Vabbè. Sì. Bellissimi ricordi, ti ringraziamo, Ringo, per condividerli con noi e con i nostri amici che ci seguono da casa. Intanto vediamo Gagliano che rientra per il pit stop. Scusa, anche ti interrompo 20 secondi. Sì. 10? Sì. Perché una volta dalla rete Villeneuve mi ha dato. Io ho messo le mani dentro la rete e lui è venuto con i guanti, mi ha toccato, mi ha salutato. Villeneuve. Sono andato a casa e ho detto: mamma, Villeneuve mi ha toccato, mi ha salutato. Penso che ricordi, vabbè. Pensate che il nostro DJ Ringo, quindi appassionatissimo di motori fin da quando eri piccolo. Sì, 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 sì. Donne e motori mi hanno sempre attratto alla grande. Guarda, no, in un periodo che se appena fai una dichiarazione sbagliata mi viene fuori un processo. No, 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 non mi nascondo, outing proprio. Beh, ecco. Che vedere i motori, insomma, devo dire che ero piccolino, sapevo che andavo alle gare, vedevo anche delle belle donne, no? Certo, le donne dei piloti, le ombrelline, insomma. Perché nascondo? Da dietro la rete noi con la bocca aperta, mamma che bello questo mondo, insomma, bello, affascinante, e vedere oggi ancora questa pista, che bene o male è rimasta così, sì, dai. Sì. Cioè, sì, guarda, non ha... Sì, sì. Grossi cambiamenti, eh? È vero, è vero. Quanto manca quella fine della gara? 21 minuti ancora, gara lunga, quindi, e poi ancora un giro dopo che sarà scaduto il tempo. Un giro che poi qui a Monza è particolarmente lungo. 5 chilometri. Sì, quindi sicuramente ancora c'è tempo, però Volpato ha un vantaggio di 8 secondi e 4 su Gagliano. Però adesso aspettiamo che tutti abbiano fatto il giro di rientro. La finestra della pit lane è ancora aperta, dopodiché vi daremo conto dei distacchi, però mi sembra che ormai sia già tutto abbastanza definito, quindi il prossimo passaggio, che è questo, no, rientra chiaramente Volpato che doveva ancora rientrare, quindi pit stop anche tu per lui. A disposizione chiaramente, tu puoi farlo, chiedo a te informazioni. Hai 10 minuti da quando ti viene segnalato. Sì. Okay, quindi da quando c'è sul... Non ti puoi distrarre qua, se ti dimentichi. Se ti dimentichi... No, è importante. Ma lo sai che Carlotta una volta si è dimenticata? Giuro. Con l'Ibiza, giuro, a Vallelunga, gara 2, però pioveva, c'era il diluvio universale. E non ha visto le segnalazioni. E lei era in testa al campionato dell'Ibiza 2 anni fa. L'ha perso? E l'ha perso. Non ci credo. Sì, perché poi chiaramente si è andata di schiaffi da sola, cioè, bam, bam. Non ha visto le segnalazioni e quindi è rientrata dopo che era chiusa la finestra della pit lane, che è da quando sul monitor, sul countdown, vedete meno 28 fino a meno 18, quindi c'è ancora un minuto e mezzo. Io adesso nelle mie piccole esperienze di queste gare, dei vari trofei che ho fatto, così ho imparato, che ne ho fatti tanti di endurance anche con le moto, no? Sì. Che è una formula che più si addice a un pilota amatoriale come me, ti permette un po' più un periodo di riposo e di cambio. Però quando vedevo le segnalazioni entravo subito, perché sapevo che sennò facevi danni. Sì. Fammi togliere subito il dolore, via il dente, perché bisogna... è meglio, perché proprio nella concentrazione può capitare che ti... Sì, che magari lei era lì che badava a tenere la Ibiza in strada, perché tu l'avevi intervistata? In pista...
Sì. Cosa aveva detto? Non era molto contenta, no, era molto delusa. Ce l'aveva chiaramente con se stessa. Volpato intanto, quindi il suo compagno di squadra entra adesso ed è sempre davanti. Quindi vediamo che è rientrato dopo il pit stop e c'è la seconda posizione di Galliano, la terza di Pellegrini. Questa dovrebbe essere la situazione con quindi Nicoli al comando e noi siamo pronti per dare la linea, Rico, a Camilla Ronchi che è in pit lane con il compagno di squadra di Nicoli, quindi con Gabriele Volpato. Gabriele, tu il tuo l'hai fatto alla grande con la sfortuna di quello che è successo in qualifica, adesso tocca a Lorenzo. Sì, innanzitutto devo ringraziare il team perché hanno rimesso la macchina al 100%, ieri nelle libere, colpa mia, ho toccato un muretto, ho fatto un danno abbastanza grave, i ragazzi hanno lavorato tutta la notte, hanno fatto un capolavoro, la macchina era perfetta, e solo che anche gli altri erano forti, quindi sarà dura, adesso è tutto nelle mani di Nicoli, vediamo cosa succede. Ascolta, com'è messa la pista a livello di umidità? Molto bene, stamattina era un pochino più viscida, soprattutto nelle parti dove c'è l'erba sintetica, adesso è al 100%, va benissimo. Grazie. A voi. Grazie Camilla, quindi Ringo, situazione in pista insomma un pochino va migliorando, però bisogna sempre fare molta attenzione perché Monza è Monza. Monza è veloce, qualsiasi categoria, se hai un mezzo performante, perché tutti vivi a Monza sono un mezzo performante. Sì. Io in questi weekend ho visto Porsche, ho visto delle monoposto, deduco che sono tutti comunque mezzi molto performanti. E qui se hai i cavalli ti diverti. Certo, altrimenti non ti passa mai. No, cosa viene a fare su una pista come Monza, così veloce, con un mezzo senza cavalli? No. Fiammetta, no, comandare, facile. Non lo so, mettiti nei panni, ti addormenti, quanto ci metti a girare? Qua adesso i tempi sono abbastanza buoni perché si sta sempre sui 2 minuti, no? Sì, qui vediamo intanto Torelli che ha preso il volante da Greco. Questi tre qua sono veloci, eh? Sì, qui prevedo una battaglia a tre, vabbè che così sono già podio, però Carlotta la vedo distaccata, adesso vediamo un po' prevedo il danno tra questi tre io. Sì, vedi che sì. Non si accontenteranno, No, c'è stato un cambiamento, vedi, cioè sono entrati in pit lane in un modo e sono usciti nell'altro. Certo. Perché Carlotta era terza prima. Sì, però la vedo che comincia a perdere il passo lei dietro. Sì, quindi niente, adesso sta girando in 2-2 che... contro 2-1, 2-2-5 Carlotta, sì. Ma, mi viene da ridere perché comunque si sfanalano. Sì. Cioè, guarda, che terzetto. Si sfanalano, è bellissimo, guarda. Guarda Pellegrini che appunto ha colto la sua prima vittoria nell'ultimo round. Vediamo, tenta all'esterno? No, dai, non ci credo. Gagliano, vettura. Se tenta all'esterno, manico. Cioè. Lui si sente molto forte qui a Monza, l'ho sentito prima della gara. Ho detto, oh, questa è la mia pista, quindi insomma, poi ha fatto ottimi crono fin dalle libere, e quindi ci proverà. È giusto. Il pilota di qualsiasi categoria nel sangue ha. Ci devo tentare. Ci devo tentare, bellissimo. Infatti è per questo che mi piace tanto il mondo delle corse. E invece vedi, questo lui non molla, molla, dico. No. Sono tutte e tre molto veloci, sono tutte e tre abbastanza arrembanti nello stile. Quindi, secondo me, o il primo uno fa un errore. Sì. Va bene, allora chiaro. Se no, secondo me se la giocheranno tutte e tre, ma prevedo il danno. Sì, che Carlotta, però lotta, vediamo se ha recuperato qualcosina. Il primo non può sbagliare se vuole mantenersi in lotta per, ecco, il titolo. Vediamo all'interno. Te l'ho detto che tentava, vediamo. Veloce. Bene. Ha preso la traiettoria, non te la molla più. Ciao. Sì. Gagliano, quindi va al comando quando mancano 14 minuti e 54 secondi. Col curvone veloce, uscire veloce. Però con la scia potrebbe ridare pan per focaccia adesso, Vediamo, è vero, vediamo. Vediamo pan per focaccia in scia, vediamo. Ecco, eccolo. Niente da fare, gli ha chiuso la porta. Gli ha chiuso la porta. Vediamo. Gagliano vuole vincere questa gara qui. Senti, attenzione che c'è un doppiato lì. Questo sarei io. No. Vediamo un doppiato che si fa. Sì, beh, le hanno segnalato molto, molto prima, quindi giusto. Che credo sia Guerra, che è stato passato senza problemi. Deve avere qualche problema però perché procede molto molto piano. Ecco il terzetto agguerrito. Che gara. La Carlotta ha perso una posizione lì dietro.
Mi sembra quarta, che non so, mi sembra che abbia perso una posizione, forse mi sbaglio, l'effetto dell'obiettivo. Hai ancora ghiaia, mi sembrava quarta. No, ha doppiato. Sì, mi sono confusa vedendo una macchina in mezzo, ma in realtà era il doppiato e quindi il doppiaggio è stato effettuato poi da Carlotta, quindi sempre quarta e lì tranquilla in quarta posizione. Però il suo fidanzato gira più veloce di lei. Allora, quel punto lì, vedi, là, dove escono largo il cordolo, è quello che è in sintetico, no? E dove ci dicevano che è molto pericoloso mettere la ruota lì perché ti giri. Infatti in due, anche il mio socio lì mi pare che l'ha distrutta proprio lì. Però vedo che loro senza paura si buttano sopra. Il tuo socio. Sì, no, ma non, Edo, non ti sto facendo, non ti sto punzecchiando. Edo, stoppa, naturalmente. No, è talmente un bravo ragazzo, un amico, che è poi il paladino degli animali, quindi per me merita massimo rispetto. È vero. Vediamo i suoi servizi sempre a servizio degli animali, che sono la categoria forse al mondo più in difesa. Guarda che attacco all'interno, guarda. Vediamo, niente da fare per Pellegrini, che però è molto molto combattivo, e Nicoli invece deve mantenere assolutamente almeno la seconda posizione. Ma siamo pronti per andare in pit lane con Camilla Ronchi, che ha il suo microfono greco. Matteo, sei soddisfatto della tua prestazione? Ti aspettavi qualcosa in più? No, purtroppo la mia prestazione è stata completamente compromessa da ieri, che non siamo riusciti a fare nelle prime e nelle seconde prove libere a causa dei problemi elettrici. E quindi questa mattina sia io che Gabriele abbiamo dovuto improvvisare in qualifica, abbiamo fatto 3 giri a testa. Però la macchina è a posto. La macchina ora è a posto, peccato solo che della ghiaia che ho raccolto durante il mio stint ci ha impedito di gonfiarla per cambiare le gomme, quindi abbiamo perso 30 secondi. Quindi se già prima era difficile, ora è quasi impossibile, però vedremo. Grazie. Grazie Camilla, ecco perché in effetti... Ma non mi fai mai parlare con Camilla? Sei gelosa? No, la mandi sempre via. Dai, la prossima volta allora. Volevo chiedere due cose. La prossima volta ti faccio parlare con Camilla. Sai perché? Guarda tutti. Guardali. Te l'ho detto che vanno tutti senza paura. Sì. No, dicevo, mi piace i piloti, quelli più giovani poi. È un'analisi divertente, non sto neanche. Quando dico le cose con te non sto accusando. Però che si aggrappa sempre le scuse. È la ghiaia, la gomma, e ieri i problemi elettrici. No? Sì. Mai che non dici niente, ieri non abbiamo girato più lenti e basta. No, il problema elettrico ieri è la ghiaia, la gomma del cerchione. È vero, può succedere. Può succedere, però effettivamente si trova sempre un po'. Pilota sempre un po', diciamo, il motivo per il quale non è andato. L'ho detto col sorriso, perché poi Matteo Greco è un giovane, ha compiuto 18 anni. L'anno scorso qui in Seat è stato festeggiato, tra l'altro. Ha fatto la festa nella tappa di Imola. Perché poi la grande famiglia di Seat Motorsport Italia fa anche questo, le feste, i compleanni, cioè proprio bello. Sì, quindi... una grande famiglia. È vero, una grande famiglia, infatti, con un hospitality che poi ricordiamo ha sempre molti ospiti anche del pubblico, tra l'altro organizza giri, visite guidate nell'autodromo e poi anche in griglia di partenza, e poi gli hot lap in pista accanto ai piloti, poi ancora i test drive nelle aree esterne dell'autodromo. Insomma, tante attività per far divertire, per far... guarda che staccata Gagliano! Fantastico! Gagliano con Nicoli che finisce in ghiaia. Ha perso 3 metri. Mamma mia! Che gara! questi tre te l'ho detto che avrebbero reso, insomma, lo spettacolo. Si vede che era un passo diverso dagli altri, Senti, adesso la Carlotta Fedeli è quarta e ha a 3 decimi il fidanzato Paolino, che è più veloce di lei. Secondo te... Io dico che il fidanzato che conviene stare dietro. Stare dietro, perché sennò stasera in famiglia ci sono danni. Danni, vero? Statene dietro, amore. Sì. Capito? Non ce l'ho fatta passarti, amore. Gagliano, intanto abbiamo visto il replay di queste immagini veramente belle, spettacolari, grande bagarre. Sì, ho paura quando li vedo entrare sulla la ghiaia, perché insomma può essere un problema con le gomme sulla ghiaia, però vedo che sono molto combattivi. Sì, assolutamente, quindi sono tra l'altro ancora 9 minuti e mezzo e
più un giro per la bandiera a scacchi, quindi c'è ancora tanto tempo per l'azione, per lo spettacolo. Vediamo che cosa succederà. Gagliano, Nicoli e Pellegrini sono racchiusi in un fazzoletto di secondi, e poi c'è Carlotta Fedeli con il suo fidanzato Federico Paolino alle sue spalle, e poi Bonne in sesta posizione, che ha Danilo Bonne, che ha rilevato la vettura da Christian Maffei, e Gabriele Torelli è soltanto in settima posizione, ma abbiamo sentito, non ha fatto, eccoli qua i due fidanzati, tanto la Carlotta e Federico Paolino, uno nella scia dell'altro, stanno viaggiando romanticamente, Ringo, vedi come anche sono? Nei motori ci può essere un po' di romanticismo, guardali. Questa Monza, no? Lei è romantica, così a Poix. Siamo nella zona quasi di Renzo Lucia, qua, sì, quindi, sì. Quindi, guarda che... E anche della monaca di Monza. Vabbè, quella era un'altra storia, però effettivamente... Ce n'è di iscritti qua su questa zona, Eccoli qua, attenzione, va sui cordoli, Federico Paolino all'attacco di Carlotta Fedeli. Vediamo come va a finire, interessante però questa sfida in casa. Io prevedo che, vediamo un po', io penso che lui, non conosco il suo fidanzato, non so come sia di carattere, però io mi divertirei con la mia fidanzata, la punzeccherei un attimo. Vero? E poi magari la farei ripassare. Ma la farei ripassare, però mettere le cose in chiaro, qua comando io, poi ti faccio ripassare. Però intanto ti faccio vediamo, basta che non facciano il danno. No. Beh, ma è successo, Anche? È successo. Ma quante me ne stai dicendo oggi, no? Sì, è successo che Federico Paolino era davanti e si è intraversato. E la Carlotta l'ha preso e sono usciti tutti e due. Dopo il suo si è traversato. Traversato. Ho notato che lei entra da pazza, continua a saltellare sui cordoli come una pazza. Lui è più pulito nell'interpretare la pista. Non voglio dire nulla, però lei sta più rischiando di più di lui. Sì, sta evidentemente un po' più al limite. Tanto Gagliano, Nicoli e Pellegrini, terzetto anche qua inferocito, sono passati sul rettilineo un secondo e sette, poi c'è Carlotta Fedeli a 6 secondi e 8, poi Paolino, poi Bon e Torelli che è vero che sono leader della classifica, però adesso con questi problemi che hanno avuto, appunto non hanno potuto partecipare alle prove libere né al primo né al secondo turno per problemi di natura elettrica, e quindi hanno... Vedi come fuma lei? Sì, la Carlotta? La staccata. Vuol dire che lei proprio ci pinza proprio, non so se si usa dire come i piloti in moto pinzare. Ma sì, diciamolo, ecco. Sì. Pinza forte lei. Pinza forte. È decisa, sì. Lei cordoli tutti, dentro tutto, no, mi piace, grande stile. Bella aggressiva, Riot Girl. Sì, una Riot Girl, dai. Dai, ecco qua, vediamo un po' come va la sfida, qui si va... Beh, i due davanti hanno preso 10 metri sul terzo, da Pellegrini. Sì, oh la Carlotta, guarda. Hai visto? Quella. Guarda, che lei è un po' più piccatina di lui, che guida più pulito. Sì, lei danza di più sui cordoli. Ma bello. La cosa bella è vedere queste macchine, fanno vedere tantissimo gli stili diversi. Sì, è vero. Noti più gli stili diversi, perché qua ognuno prende una traiettoria completamente diversa dall'altro. Mente male su un monopolo, guarda come guardala, in traversa. Sì. Carlotta Fedeli. Lui è lì che aspetta. Certo che anche da un lato, per lei, sapere che c'è il fidanzato dietro, comunque ti diverti. Sì. Sei più coperta. Sì, no? Sì. Un altro sarebbe più arrembante, secondo me, nei suoi confronti. È vero. Guarda come... è perché prende tutti i cordoli, lei. Sì. Guarda, lì non ne salta uno, guarda. Guarda. È vero. Sì, vedi non ne salta uno? Sì. Eccezionale. Di accorciare le traiettorie. Sì, mentre lui è molto più pulito. Devo dire, per adesso gli ha preso anche in 10 metri la Carlotta, il fidanzato. Chissà stasera a casa come andrà a finire. Io facevo due correre con la radio in collegamento. È vero. Amore, smettila di prendere i cordoli. che storia, succede anche questo nella Leon Cup, complice quindi Seat Motorsport Italia, l'amore che è sbocciato in questa stagione. Vuoi la risposta di Carlotta? Fatti le gomme tue. Troppo divertente questa, guarda questa qua gara. Come si sta staccando Gagliano, ha preso già, vedi che ha preso quei 15-20 metri, quindi è fuori, non dà di certo la scia. Gagliano vuole vincere a tutti i costi, ce l'ha detto già da ieri dopo le libere,
dove aveva colto il miglior tempo e vuole assolutamente salire sul gradino più alto del podio, qui sulla pista di casa. Guardate Nicoli dietro, che invece ha bisogno di punti, bisogno disperato di punti. Che bello, si è staccato, ecco. Ecco, Carlotta cosa sbagliato. Avevo previsto che cominciava a impiccarsi? Sì, bravo, bravo. Cosa avevo previsto che si impiccava? Adesso fa passare lui. Sì, l'ha fatto passare. Allora qua sì. È successo quello dei primi, la cosa dei primi giri. Però lei l'ha fatto passare. Mentre nei primi giri non ha fatto passare gli altri. Io adesso ti voglio chiedere, non è che a fine gara la commissione... No, perché arriverebbe... Però, primi giri non ha fatto mai passare, ti ricordi? Fai mente locale. Lei dice, ma sì, mio fidanzato. Sì, ma infatti lei non avrebbe dovuto farlo passare. Scatole, ti devi togliere dalle scatole. Vediamo un po' il replay. Non ce l'ha fatta proprio, ha capito che se tentava di girare, di sterzare, andava nell'erba, secondo me. E quindi ha preferito tagliare. Vedi? Guarda. Vediamo, sì. Vabbè, ha fatto la scelta più intelligente, cioè non rischiare di girarsi. Sì, giusto? Sì, giusto. E qui poi comunque tra l'altro, perso terreno. Tra l'altro, attenzione, perché lei non ha finito il percorso, è entrata nell'erba. Comunque rientrando. Ecco perché l'ha fatto passare. Hai notato che non ha fatto tutta la chicane, è entrata nell'erba e ha tagliato l'ultimo pezzo di birilli, la scorciatoia. Io sto molto attento a queste cose perché insomma fa parte dei regolamenti. Cioè, una cosa del genere, ti vai a giocare mare una gara, sì. Capito? E invece... Perché ti fanno reclamo poi. Se sono molto, gli altri, a parte che i commissari non li sfugge nulla. Mamma mia. No, loro sono attentissimi. Però smetti che mi sfugge al commissario una cosa del genere. Un altro team dice, ma lei quando è rientrata nella chicane non l'ha rispettata tutta? Sì. Ho visto reclami per molto meno... Guarda Ringo, cosa è successo? La vettura numero 92, cioè compare la scritta sul nostro monitor dei tempi, deve rispettare il track limit alla curva 1. Ultimo avvertimento, vedi? Vedi. Lo dicevi bene. A me non mi sfugge nulla, sai, guarda. Attentissimo al nostro DJ Ringo, noi siamo veramente felici di averlo in cabina di commento con noi. Ringraziamo Seat che ti ha invitato a correre, ci dispiace che tu non possa correre per problemi non... Lo dico con tranquillità, che non dipendono da te. No, ma lo dico con tranquillità, è proprio... Io adesso vivo queste cose, questi weekend, come divertimento puro, come stare insieme con delle persone che apprezzano quello che apprezzo io, che qui non è il caso del rock, ma è il rock dei motori. Poi ci hai seguito tutta la stagione. Sì. Con la radio, con Virgin, abbiamo parlato spesso di questo campionato. Insomma, interessante. Giovanni Pino, sì. È venuto in cabina. No, ma è più salutato lui di me. È una star lui ormai qui, capito? E mi è venuto a prendere prima con la Seat ufficiale, lui gli ha dato anche la macchina, capito? Hai capito. Vabbè, è tutta la stagione che... Mi ha detto, Maremma, la prendo perché c'hai i marchi Ducati sopra. Perché è anche l'auto ufficiale del team Ducati. Sì. Infatti è stata consegnata a Dovizioso, a Verona, alla sede del gruppo Volkswagen, all'inizio della stagione. Guarda, ma stanno rischiando dietro il secondo e il terzo, Nicoli e Pellegrini. Che gara! Sì, perché Galliano c'è un altro passo, interpreta la pista in modo pulito. Sì, comincia a avere le gomme che secondo me cominciano a... Aspettiamoci un colpo di Nicoli. Un colpo di Nicoli, perché il danno che ha la carrozzeria, vedi destra, sì. Galliano, sì. E le gomme che secondo me cominciano ad andare. Guarda come li sta attaccato Nicoli, secondo te? Guarda. Ci prova assolutamente. Eccolo, esce dalla scia. Vediamo. Non ce la può fare lì. Perché traiettoria esterna. Non ce la poteva fare perché Galliano l'ha chiuso bene la porta. Però c'è questo giro e poi ancora un altro. Perché per me lo passa. Il tempo scadrà tra pochissimo. Lui ha bisogno di punti. E dietro intanto Torelli ha recuperato una posizione ed è sesto. Nonostante i 30 secondi persi per togliere la ghiaia. Io dico che passa, volte. tenterà Galliano, tenterà Nicoli e ha buone possibilità perché mi sembra la macchina messa bene, anche se Galliano devo dire che guida la pista, hai visto come è impiccato, si punta, sì. Taglia tutto, devo dire che Galliano guida veramente bene questa Monza. Sì, veramente bravissimo, la sua più bella gara di questa stagione. La interpreta proprio bene, si vede che si viene ad allenare anche spesso. Sì. Perché prende dei rischi che nessuno
si permette. Sì, lui li prende perché si vede che conosce molto bene la pista, dai. Questi tre comunque hanno avuto un altro passo, eh. Oh, girano ancora in 2-1, eh. Sì, sì. Tanta davvero, roba, eh. Tanta roba, sì. C'è Nicoli soprattutto che è proprio scatenato. Anche lì dietro Torelli sta cercando, ma c'è poco da fare perché Torelli è sesto ma a 44 secondi, davanti c'è la Fedeli che è a 10 secondi dalla testa della gara. Quindi sono tutti in 2-1, 2-2, 2-3, molto veloci devo dire, sì, quelli rimasti. Però il 2-1 lo fa solo Torelli e Nicoli. Ha fatto 2-1. Sì, quindi siamo ormai a tempo scaduto, quindi adesso inizierà l'ultimo giro. Una bravo Gagliano, bravo Gagliano, che si è presentato a curvone con 15 metri di distacco. Vediamo quest'ultimo giro. Non ce la giro fa più. Non lo so, è l'ultimo giro questo? Inizia ora l'ultimo giro. Inizia ora, vediamo. No, la scia non gliela concessa. No, guarda come l'ha staccato. La scia non gliela concessa qua, adesso vediamo un po', ma... Abbiamo la prima variante che è sempre micidiale. Secondo me questi finti tentativi sono per innervosirlo. Vedi? Sì, finti tentativi per innervosirlo, si vediamo. Si è attaccato, attenzione. Perché comunque Gagliano non è in lotta per il titolo, però la vittoria la vuole. E Nicoli, che è il compagno di squadra di Volpato, invece ha bisogno di fare punti, perché secondo... E il leader è Torelli e Greco, sono sesti al momento, quindi deve approfittare della situazione. Non riescono con i punti a passare avanti, no? Tanto il distacco, non so adesso la classifica. No, non è tantissimo, ma così non rimangono ancora dietro. Però tutto da giocarsi domani. Tutto da giocarsi nell'ultima gara domani. Beh, bello però, perché è come se fosse, cioè, proprio una sceneggiatura dove... Guarda nel resto della pista come Gagliano se ne va via, lo distacca, proprio guida in modo più veloce. Prende quei 5, 6, 10 metri. Sì. L'altro, vedi, sbaglia lì, va sempre sul cordolo e sbandicchia un po'. Guarda gli fai fare. Ma come mai gli fai fare? Cioè... Per innervosirlo, per farlo sbagliare, per fargli sentire la pressione... Ma altro un po'... È un tentativo. Mi lascio andare, così, ma... Fai fare, se mi vuoi vieni a prendere. Mi fai fare. A te i fari non ti nervosirebbero. No, dico vieni a prendere, non tu mi fai fari. Anzi, vieni. Ti danno... I'm waiting for. Allora, vediamo, ormai manca pochissimo. Uno della scia dell'altro, Gagliano, Nicoli e Pellegrini. Pellegrini ha perso un po' di terreno, però qui davanti la lotta per la prima posizione. Oh, guarda che staccata in quel punto lì Gagliano, staccatone. Esce forte anche Nicoli, ma esce più forte Gagliano. Ci guarda. Siamo bandiera scacchi, niente, non ce la farà mai. No, vince quindi Massimiliano Gagliano, prima vittoria della stagione, credo forse anche in carriera se non mi tradisce la memoria. E la seconda è il fidanzato è davanti, Paolino è quarto davanti a Carlotta Fedeli. Gli ha dato 6 decimi. Sì, non si è fatto. Non è stato cavaliere. Non ha ricevuto. Beh, è giusto così. Sportivamente parlando, scusa, Fermetta. Non sarebbe stato carino. Anche per Carlotta. Va bene così, dai. Sì. Quindi... Comunque Carlotta, grande guerriera, Vero, sì. Carlotta si è difesa molto molto bene, è stata spettacolare. Ecco che adesso passa Torelli, avete visto il numero 44, peccato perché avrebbe potuto prendere punti importanti in questa gara, però abbiamo sentito... Mi dispiace sentito... per Masserini, per Winnie, purtroppo le gare sono fatte anche di botte. Sì, alle volte poi anche incolpevole, perché ecco Masserini si è girato, abbiamo visto che Paul Winnie non ha potuto evitarlo, quindi addirittura a principio di incendio tutto a posto, però i piloti stanno bene. Questa è l'ultima? Questa è la vettura di Gurrieri, sì, che arriva adesso al traguardo, poi dovrebbe esserci Guerra in realtà alle sue spalle, però sì, tutti sono transitati tutti. Gurrieri, ecco, deve aver avuto qualche problema anche lui, perché di solito è sul podio, seconda, terza posizione, invece deve aver avuto più di qualche problema, non sappiamo di che natura, però abbiamo visto anche che si era fermato ai box. Braccio alzato. E infatti arriva a 6 giri, anziché è riuscito a finire. Bravo. Sì, bravo Massimiliano Gagliano, team Pillen Competizioni, che va a conquistare la sua prima vittoria. Guardate com'è contento, ma lo avevamo visto ieri. Beh, bello vincere una gara, dai, a Monza poi. Sì, la gara
quando hai la foto del podio di Monza che ti tieni in stanza i tuoi nipotini un giorno, ma zio, nonno, ma se pensi un giorno vinto a Monza, cioè una cosa indimenticabile, scusa, è qualcosa di dai, bello, no? Ti rimane dentro tutta la vita. Allora, eccola classifica, quindi Massimiliano Gagliano davanti a Volpato e Nicoli, poi Pellegrini, Paolino, Carlotta Fedeli quinta, Torelli e Greco sesti con un gran distacco purtroppo per i problemi che hanno avuto, Maffei e Bon settimi, poi Gurrieri e Guerra. Questo l'ordine di arrivo di gara 1 della Seat Leon Cup che stiamo seguendo in diretta da Monza con DJ Ringo in cabina di commento con noi.